Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. E li mandò con questa ingiunzione: «Rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Cari amici, un ben ritrovati a tutti in questo sabato della prima settimana di Avvento. Abbiamo camminato insieme questa settimana nell'ascolto della parola di Dio, abbiamo incontrato San Nicola, abbiamo incontrato Sant'Ambrogio, abbiamo incontrato Maria ieri nella solennità dell'Immacolata, giorno in cui un nostro amico è diventato diacono. E allora continuamente lo affidiamo al Signore per l'intercessione di Maria anche in questo sabato. E il Vangelo di oggi ci fa incontrare lo stile un po' che ogni pastore, ogni persona ordinata, consacrata, ma che poi ciascuno di noi, ogni uomo e donna, deve imparare ad avere. Un Gesù che percorre tutte le città e tutti i villaggi. Un Dio che non sta mai fermo. Che bello questo, sapere che Dio non è statico, ma è un Dio dinamico. Un Dio che corre con ciascuno di noi. Corre lungo le strade della nostra vita, corre dove ci troviamo. Che non c'è un luogo preciso ed esclusivo, quindi, dove incontrare Dio. Ma che Dio si fa incontrare ovunque e da chiunque. Questa è una cosa bella che a me affascina sempre, quindi ve la condivido veramente volentieri e dal profondo del cuore con ciascuno di voi. Dio si fa incontrare da tutti e ovunque. Non c'è più un'ora, un luogo, un momento preferito rispetto all'altro, no. Dio nasce in una stalla, ma Dio continuamente vuole venire ad appoggiarsi sulla paglia ruvida che poi ciascuno di noi ha dentro. Dio non ha paura di farsi toccare dalla paglia ruvida della nostra vita. Si appoggia volentieri, sapendo che magari ne esce ferito, ma è il suo amore che salva. Noi siamo salvati da un amore ferito, da un amore che ci ama così a tal punto da andare in croce per noi. L'avventura di questo amore che Dio ha per ciascuno di noi inizia in una notte, inizia la notte di Natale, inizia quando c'è il silenzio, quando una notte attende un'alba, quando la notte della nostra vita attende una luce nuova, attende un'alba. Ed è lì che il Signore ci incontra. Ci incontra e, come nel Vangelo, dà anche a noi un compito, dà anche a noi una responsabilità. La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe. E poi dà a ciascuno di noi la possibilità di fare lo stesso. Dà a ciascuno di noi la possibilità di lasciare affascinare gli altri dal volto di Dio che ciascuno di noi si porta dentro.
Domandiamocelo, ma io nel mio andare quotidiano, nel mio fare, quale volto di Dio sto trasmettendo agli altri? Quale volto di Dio sto narrando con la narrazione della mia vita? Ce lo vogliamo domandare allora in preparazione del Natale. Dio ha assunto un volto, che è il volto di ciascuno di noi. Io che volto sto testimoniando nella mia vita? Ci diamo anche un proposito durante questo tempo di avvento. A quale volto voglio allenarmi? Quale volto voglio portare? Adesso non mi voglio stancare sulla questione del volto, però riflettiamoci assieme, perché mi sembra una domanda bella, una domanda grande, impegnativa, che ha bisogno di tempo, ha bisogno di essere abitata come domande. Il regno dei cieli è vicino, così ci dice il Vangelo. È vicino nel momento in cui noi lo riconosciamo vicino. Può essere più vicino a noi di noi stessi, ma se non abbiamo gli occhi per vederlo, allora questo regno continuamente ci sfuggirà dalla vista. Continuamente ci lamenteremo dicendo: ma Dio non si fa mai sentire. Io continuo a parlargli, io continuo a gridare, ma Dio non si fa mai sentire. Ma che non sia mica nel nostro parlare, nel nostro gridare, che Dio è presente. Nel momento in cui noi parliamo con Lui, nella preghiera, nella meditazione, nel silenzio, nel silenzio anche di Dio, in quelle risposte non date subito. Ma sarà mica lì che il Signore ci incontra veramente, quando siamo disposti ad abitare un silenzio. C'è un silenzio che chiede di essere abitato. E quella notte, la notte di Natale, Dio ha abitato un silenzio nella notte, un silenzio che però ha fatto svegliare i pastori e li ha messi in marcia. Ecco, facciamoci toccare anche noi allora da quel canto del Gloria a Dio nell'alto dei cieli, che la notte di Natale è risuonato. Perché anche noi possiamo rendere gloria a Dio per tutte le meraviglie che fa per la nostra vita. Cari amici, è stato bello camminare insieme con voi questa settimana e auguro a tutti di nuovo un buon cammino verso l'avvento e già da ora vi auguro un buon Natale. Grazie e arrivederci.